Buongiorno a tutti, sono Paniere Riccardo del mio mondo giocoloso, il mio, anzi il nostro, no, il vostro canale su YouTube sul fantastico mondo della giocoleria, e quest'oggi vorrei insegnarvi un altro trick di giocoleria. Ok, quello che state vedendo non so cos'è, si chiama troppa caffeina, e non è il nome del trick di oggi, no, il trick di oggi sarà questo. Non so che nome abbia, lo chiamano 4-2-3, un bellissimo nome. Partiamo subito. Come vediamo, il movimento non è molto difficile, dai. È abbastanza concatenato, ma niente di così difficile. Come ci ricordiamo, è abbastanza simile all'Half Shower. O almeno a me sembra simile, non so se anche a voi. Come vedete, il tiro di mezzo sarà sempre della stessa altezza, vedete? E che dire, partiamo subito. Una pallina farà sempre così. Difficile? Difficilissimo! Quindi ci allineiamo con la mano destra a tirarla sempre dritta, semplicemente. Mano sinistra, stesso lavoro. Stiamo attenti a tirarle sempre alte uguali, quindi questa dovrà essere della stessa altezza di questa. Quindi ci andiamo un po' a fare un tiro dritto, sarà sempre alla stessa altezza, alleniamoci nell'essere coerenti con la stessa altezza tra destra e sinistra, ci alliniamo a continuare a fare il tiro alto uguale e dritto, non incrociato come abbiamo fatto finora. Questa volta sarà dritto. Ah, sì, mi insegni una cosa, poi vi faccio cambiare i tiri, eh? Perfetto, non è niente di difficile, non posso imparare a fare così. Ora, un attimino più complicato, vedete, il trick sarà questo. Quindi adesso faremo questo. Lanciamo la pallina con la mano sinistra, la lanciamo su questa mano, quando sta per arrivare la lanciamo dritta e poi la rilanciamo prima che arrivi. Quindi lanciamo, mano troppo piccola per tenere due palline, lanciamo la pallina dritta, la prendiamo in mano, la pallina che abbiamo lanciato in aria drittissima starà riscendendo. Un attimo prima che torni sulla mano, la lanceremo nell'altra mano nello stesso modo di prima. Quindi il tiro al centro sarà sempre incrociato, mentre dai due lati sarà sempre dritto. Quindi è questo, lanciamo, sta per arrivare, dritta, la rilanciamo indietro, sta per arrivare, la rilanciamo indietro, quindi così. Visto? Niente di drammatico, dai, sta per arrivare, la rilanciamo indietro. È abbastanza difficile da imparare questo movimento di risposta, perché è molto difficile da quello che abbiamo imparato finora. Soprattutto il fatto che dopo torna indietro la pallina. Però dai che ce la facciamo, con un po'... ho sbagliato! Con un po' di difficoltà, però ce la faremo. Sputeremo sangue, ma lo sputeremo per la giusta causa. Ora facciamo la stessa cosa dall'altro lato. Quindi la mano destra parte, lancia la pallina incrociata sulla mano sinistra. Poco prima che arrivi, pallina dritta, la prendiamo in mano, sta per scendere l'altra pallina, la rilanciamo sull'altra mano. Vediamo, la lanciamo, arriva, la rilanciamo. Quindi la lanciamo dritta e la rilanciamo indietro. Bravissimi, bravissimi. Oppela, la lanciamo e la rilanciamo. Fantastico, siamo bravissimi. Non ho altro da dire. Vi faccio anche un applauso se ce l'avete fatta. Passiamo subito alla terza pallina che non vi sottovaluterò mai io. Partiamo con due palline sulla mano destra. Quindi lanciamo la mano dritta, lanciamo la mano, la pallina dritta. Quando sta per scendere lanciamo la pallina sull'altra mano. Vediamo, così, e ci fermiamo. Quindi la lanciamo dritta, sta per scendere, lanciamo la pallina sull'altra mano, quando sta per arrivare la lanciamo e ci fermiamo. Proviamo, perché a parole è difficile, con la pratica è più semplice. Sta arrivando, lanciamo e ci fermiamo. Partiamo lanciando la dritta, sta per arrivare, tac, perfetto, riproviamo. È semplicemente quel che abbiamo fatto prima, tutto unito. Semplicissimo. No, semplicissimo no. Ok, dai, comunque questo trick non è molto difficile, dovresti impararlo abbastanza in fretta con un po' di impegno, perché comunque una volta che entrate nello spirito di questo esercizio, chiamiamolo così, a parte il 9 vi farà impazzire, perché 4, 2, 3, non chiamerai mai mio figlio 4, 2, 3, però è bellissimo, secondo me è molto molto bello. Ok, carinissimo. Ora aggiungiamo un palleggio. Cosa significa? Questa pallina, noi ci fermavamo che questa pallina aveva lanciato in aria e ci fermiamo.
Ci sono dei rumori strani. Sono in una palestra con la sola e ho dei rumori strani. Ho un po' di paura. Tenetemi compagnia. Quindi ci fermavamo così. In questo caso invece la pallina dritta, una volta che scendeva, invece che fermarla, lanciavamo la pallina sull'altra mano. Proviamo. Ok. Ok, è difficile da spiegare, lo ammetto. E ci fermiamo, la lanciamo dall'altra mano. Ok, semplicemente adesso dovremo continuare. È sempre la stessa solfa, la stessa storia. Impariamo a fare la base, poi aggiungiamo un palleggio. Quindi vuol dire, vedete, vuol dire che continueremo finché non impareremo a fare tanti palleggi. Semplicemente, il concetto è molto semplice, il tiro, ci sarà una pallina che continuerà ad andare da una mano all'altra e le altre palline non faranno altro che spostarsi quando questa starà per arrivare. Basta. Spiegato così è molto facile, vero? Provateci e vedrete che non è così, ma non scoraggiatevi perché lo imparerete. Secondo me ce la farete tranquillamente, dai. Per oggi è tutto, vi ringrazio di aver seguito, per qualunque consiglio, parere, suggerimento, dettaglio tecnico, qualunque cosa chiedetemi pure. Se non vi è piaciuto, se non vi piacciono questi tipologie di video, io li faccio ancora più lunghi, molto più dettagliati, con i paroloni anche, però preferivo fare un video molto semplice, perché non essendo un esercizio così difficile, secondo me non ha senso farlo prolungato, è solo dura da assorbire. Meglio che guardate un video di 3-4 minuti, non so quanto uscirà, e giocolate, piuttosto che un video di 20 minuti e poi giocolate. Quei 16 minuti che rimangono di extra, ve li giocolate tutti, va bene? Buon giocolaggine, buona giocoleria, quel che volete. L'importante è che vi divertiate. Bene, vi invito ad iscrivervi al mio canale se il video vi è piaciuto, se non vi è piaciuto uccidetemi.